Ma dopo l'orfanotrofio hai avuto una famiglia? No, ho cominciato con le giovanili. Ah, calcio! Il carcere minorile. Poi a 18 anni il salto di qualità, l'esordio in prima squadra. La galera? La galera. C'è qualcosa che ti sarebbe piaciuto fare? Che so, un desiderio, un sogno? Non lo so. Oh, apriamo un ristorante. Ci sto. Ma io pensavo che aprivamo un'attività nel senso di avviarla. Ma quello dicevi tu. No, ma che permessi, controlli, licenze. Dammi la mano, apriamo, dai. Uno, due. Allora, com'è questo spaghettino con gli scampi, eh? Buono. Cos'è stato? Io, con la bottiglia, sono stato io. Oh, calmati. Tu comunque questa cosa della paura la devi gestire. Non puoi vivere così. Poi la gente ti vede così debole e se ne approfitta. E che non lo so, fin da ragazzino questa cosa. Mi picchiavano, mi insultavano, però ho reagito. Mi iscrissi in palestra. Tu? Oh. Sì. Beh. Ho preso lezioni da un maestro bravissimo, era campione nazionale di velocità, centometrista. Cioè, tu per impararti a difendere ti sei iscritto in palestra e ti hanno insegnato a correre, a scappare? Sì. Che veramente, tu una vita complicata, eh. Tu veramente una vita difficile. Bevi, 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 bevi. L'alcol ti può aiutare molto, sai? Devi bere molto. Bevi, dammi, bevi di più, te, bevi di più di questo. Oh. Tutte e due insieme. Questo aiuta alla paura, capito? Se tu ti bevi tutto. Ancora, vai. Tutte e due.